In the lonely streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets so I've been flying from town to town. Capere, come siamo, andiamo? Tutto bene? Tutto a posto? Ebbene sì, so la vostra sorpresa, ma mi hanno sponsorizzato Pollo, perché naturalmente loro sanno che io soffro di anoressia nervosa, sanno che sono assolutamente una persona che detesta mangiare, quindi sì, onca grazie per il sette, ma Tino... Ah, scusami, cioè, mi hanno fatto lo sponsor da mangiare e secondo te io dico di no? Beh, ma che mi hai preso per pazzo, voglio dire, scusami! <ride> Cioè, mi fanno lo sponsor da mangiare io dico Buon di no! Appetito, Ma che cazzo stai a dire? Grazie amici, Sono pure buoni, tra l'altro! Sì, sì, sono buoni! Sono veloci, si cucinano in due secondi, se uno ha uno spuntino via, è perfetto per me che faccio le live, che non ho mai un cazzo di tempo per fare niente, me li cucino in 5 minuti e me li mangio, sono pure buone. Mmm, dieta! Le ho cucinati senza olio, le ho cucinate senza olio, che cazzo, non è che sono... non è che sono dello strutto, eh, mica, è del pollo, cioè... Più dieta del pollo, che cazzo vuoi? Questo non è maionese, assolutamente no. Questa è, ci tengo a specificare, questa è una salsa dimagrante. Sono grazie per gli orto. Badia tira una salsa dimagrante nota in tutto il paese. I auguri greco. Lo trovi nell'info del canale, cioè il loro canale TikTok. Allora, stasera, abbiamo da fare. sesso Mica grazie per i 13, grazie per i sub, stasera abbiamo da fare tante belle cose, da vedere tante belle così, tante <ride> belle così, non mi chiedete Twin, sì aspetta a parte che mi ha reddit, non mi chiedete Twin perché Twin ragazzi non pubblica da sei giorni, io sono scioccato, adesso glielo scrivo subito, ve lo devo le lo dico subito, mi mando un messaggio al volo, eh... hello there, dico Twin, eh, io mi sto preoccupando, cioè voglio dire allora cerchiamo un attimo, dov'è? Eh, adesso dico allora, eh, messaggio. Beh, Twinner, io mi sto preoccupando. Però sono sei giorni che non stai pubblicando roba. Io mi sto preoccupando. Qua le mie live cioè, eh, cominciano a deficitare di contenuto. Potresti per favore lavorare per farmi lavorare anche a me? Grazie mille, gentilissimo, <ride> no, non ho il numero di Twitter, ci scriviamo stronzate su, su Instagram ogni tanto, io gli invio il mio sottopalla, lui mi invia il suo, sono quelle cose che facciamo così tanto. Per, per divertimento. Eh. Dammi uno spiripollo No, vaffanculo, questi sono miei, sono pure buoni. Mm. Però. Io no, la c'è Però c'è una roba che volevo vedere. In compenso. Vabbè, a parte il Reddit, quello lo dobbiamo vedere assolutamente, ma quello lo vediamo tranquillo. ho scritto un video di Alistair che mi fa molta curiosità. Perché si chiama! <ride> Vittoria Secret, perde miliardi, addio alle modelle Walk. Oh sì, ti prego. Dimmi che c'è qualche notizia molto interessante. Non vedo l'ora di sentire qualcosa che mi faccia tantissimo felice. Però vediamo cos'è, perché non so di cosa parla. Che cazzo. Cosa, cosa ho visto in questi quattro frame? Mi è sembrato di vedere il capitano ACAB che cacciava Moby Dick. Che cosa. Che cosa ho appena. Cosa ho appena visto, scusate. Amici, ben ritrovati. Dunque, oggi vedremo una delle tante aziende che dopo aver sposato l'ideologia woke ha perso così tanti soldi che l'ha mollata all'istante ed è tornata alle origini. Stiamo parlando di Victoria's Secret, leggendario brand di intimo e abbigliamento femminile. Okay, Prima però, 1, come 22. sempre, vediamo perché? qualche notizia e curiosità dal mondo. Oggi in particolare... Ah, uè, ci sta, ci sta. Ma perché, scusate, Victoria's Secret ha le modelle... Di Grazia, chiedo per capire, cioè l'hanno fatto, fatto le modelle, vabbè vediamo un attimo, Andro, grazie perché sono sapatino, vediamo un attimo. Ora abbiamo una creatrice di contenuti e la <ride> contenuti. <Hello there. ride> Gabuz, grazie per averci capatino, vabbè sono pur sempre contenuti, adesso è chiaro che il contenuto può essere una cosa o può essere un'altra. È chiaro se il suo contenuto sarà far svuotare le palle agli altri, eh, funge da svuotapalle. Noi, chi siamo noi per criticare costei se come contenuto mh, eh, cioè, cre crea, come si dice? Produce una <ride> Hello there. un aumento dell'eiaculazione media maschile. Oh. Voglio dire, è pure sempre un contenuto. Sua birra al gusto speciale. Bayonetta. Non ho capito, scusa. La sua birra. La sua birra al gusto speciale. Da schiava del Badercato e Spiderwalk. E infine, uomini che vincono concorsi. Che cos'è Spiderwalk? Grazie alle quote azzurre. Allora, passiamo alla prima. Le quote azzurre. <ride> che cosa sono le quote azzurre? <ride> Hello there. Grazie per gli undici impatino, le quote azzurre. notizia: la famosa creatrice di contenuti Amaurant e vi lascio immaginare quali siano i contenuti. Credo faccia scacchi professionistico, no? Giusto? Credo si occupi di tornei mondiali di dama internazionali. Lu, grazie per 13, palatino. O oh, non è lei che stava cercando di. Scoprire la particella della quantistica della gravità al CERN scontrando dei protoni. Ah, è lei, è lei, è lei, giusto? È lei. Ha annunciato che a breve sarà in vendita una birra al gusto della sua vagina. Allora, no, oh, scusa, allora, sto mangiando di pollo, è pure buono. Puoi non farmi venire da vomitare, per favore, <ride> puoi non farmi venire da vomitare immediatamente. Adesso tu. Mi spieghi che cazzo è una birra al gusto di figa? No, io voglio capire che cos'è la birra al gusto figa. No, io vorrei capire ragazzi perché cioè in che modo, in quale universo I parallelo i contenuti svuotano le palle dal loro contenuto. <ride> Mettiamola così. No, perché adesso io con tutto il bene del mondo, cioè adesso noi ridiamo, scherziamo, facciamo le battute. Però in linea di massima, là sotto, non è che a meno che uno non sia appena lavato, non è che l'odore sia per forza eccelso. Cioè, non è buono. Eh, non so come dire, ci vai perché sei ingrifato dal momento e perché il tuo cervello rilascia un sacco di sostanze chimiche che calano drasticamente la tua concezione di ciò che fa schifo. Perché, sì, non so se lo sapevate, quando si tromba il nostro cervello rilascia una marea di sostanze chimiche che ci fanno calare drasticamente la nostra percezione di ciò che fa schifo e di ciò che non fa schifo. Quindi, capisco che nel momento di iaculazione, di, di copula, uno va lì sotto perché? Perché? Perché perché? Mh, non lo so, perché mettersi in bocca qualcosa da cui esce il piscio può non essere una cosa entusiasmante. <ride> la butto lì, eh? Ma la butto lì, cioè, nel senso, Gring Sox, grazie per noi, partito, la butto lì. perché, Cioè, io lo so che voi volete che le signorine vadano sempre lì sotto, però è una cosa buona che esistano questi ormoni. Perché se non ci fossero, loro si farebbero due domande sul perché andare lì da quella cosa da cui esce il piscio. <ride> Capisci? E poi anche la patata delle donne non è che sia proprio all'acqua di rosa e non è che sia una torta alla pesca e panna, <ride> nel senso, anche da lì escono un sacco di fluidi, quindi... Però, adesso, capisco, mentre si sta trombando vai lì sotto, sei ingrifato, Sì, ti strappo la figa a bozzi, ti sciucchi il cazzo, ma lì ci sta, lì ci sta, per amor di ciò. però, in un contesto non trombante, scusami, perché dovrei bere birra al gusto figlio? <ride> Birra al Merluzzo, birra al tonno Riomare, che cazzo, cioè voglio dire, scusami. Eh sì, avete capito bene, ma spero che questa di aver birra, mai. prodotta in collaborazione con un'azienda polacca, non è per ora prima cosa piuttosto squalida che fa questa tizia. Già in passato, infatti, ha venduto barattoli con dentro i suoi peti e la. No, ragazzi, dai, che schifo, per dire, Però, dai, cioè, che schifo. No, no, ecco, que questo non lo capisco. Questo mi spiace, non lo capisco. Cioè. Se per la birra la figa accetterei come spiegazione mi piace il sapore della figa, va bene. Questo no. Cioè, la merda, quando mai la merda è stato un qualcosa che qualcuno voleva assaggiare o annusare? La merda. Cioè, la merda. Gli scarti biologici del tuo corpo. La merda. Ma che cazzo è che si compra la merda? Ne scorregge. Cioè, ma io dico... Ma, ma guarda che... Non so se per gli acquirenti di questo meraviglioso prodotto. Guardate che non è che la merda del Gobbo di Notre Dame e la merda di Scarlett Johansson siano diverse. Eh? Cioè, no, non, sono, non sono diverse. Non è che la merda di Scarlett Johansson la puoi spalmare sul tosto e farti un panino a pranzo, invece quella del Gobbo di Notre Dame. No, cioè, la merda è merda. Eh? Non è che la merda cambia in base a chi la cacca. <ride> No, per, oh, per dire, per dire! Povera. Acqua sporca della sua vasca da bagno. Giustamente, se tutto ciò che una persona sa fare nella vita è spogliarsi o scorreggiare in un barattolo... Beh, è quello che faccio io. Ha <ride> descritto la mia vita, spogliarmi e scorreggiare. Beh, quello fa. Il problema è la mandria di Simp che le permette di fare la bella vita in questo modo. Non ci vedo nulla di male, sinceramente. Oh. No! Lei sta bene, sono quelli che la comprano che stanno male. Gianni, grazie per i due per la no, beh, beh. lei fa bene. Se riesce a venderli, buon per lei. A me fa specie quelli che li comprano. Cioè onestamente parlando, se io fossi convinto di guadagnare dalle mie unghie dei piedi, io le venderei. Beh, cioè, deficiente chi le compra, non io che le vendo. Se ci sono i rincoglioniti che le acquistano, sti cazzi, ragazzi! Ma sti cazzi! E eh, che cazzo me le frega? Mi taglio l'unghia del pollicione e la vendo? Ma fa culo! Cioè, nel senso, voglio dire... Bene, passiamo alla seconda notizia. Il videogioco Bayonetta 3 in questi giorni ha compiuto un anno. Per mm -hmm. festeggiare l'anniversario, i suoi creatori hanno pubblicato un'immagine a dir poco sconvolgente che ha giustamente scatenato le ire dei nostri amici woke su Twitter. Tenete di forte, eh! Questa è l'immagine. <ride> Gravissimo, una cosa gravissima. Io non accetto che una donna mora faccia una figlia bionda. Questa cosa è inaccettabile. I biondi nascono solo da altri biondi per questione di sprazziaria. <ride> È inaccettabile. È inaccettabile che la signora, la ragazza, il personaggio qui possa essere contenta con un marito e una figlia. È inaccettabile. È una cosa inaccettabile. Non si può fare. Non mi sembra corretto. Questo vuol dire che questa ragazza ha preso un pene e non è stata magari sopra come una vera donna indipendente moderna che se la sa cavare da sola. No, gravissimo. Poi ha anche partorito. È una cosa. Veramente sconvolgente, io mi rifiuto di credere che questi possano permettersi di fare figli. Come vedete, la foto ritrae uh, Bayonetta in Dio. una disgustosa relazione etero con un uomo bianco e addirittura una figlia. I nostri... <ride> Bionda, per di più! Prego, Andrea, Bionda! In commercio dei campioni della tua sborra lacrime di gioia, è gusto, lacrime ragazzi, di, 14. di gioia. Augusto, ragazzi, per Augusto potrei fare un testo. Hello there. Potrei... Mettere in commercio i miei tarzanelli. E quando so chi li compra, lo banno dal canale. <ride> Sarebbe una purificazione. Attuerei una purificazione della chat, bannando tutti i deficienti. Aumenterei del 400% il quoziente intellettivo medio. <ride> questo, questo potrebbe essere il mio piano. <ride> E sarebbe anche un piano geniale. I nostri amici woke sono andati su tutte le furie, ma stiamo scherzando, la nostra eroina è una schiava del badergado. Ma perché scusate, fare un figlio da quando? <ride> ma perché fare un figlio è essere schiavi del patriarcato? Al contrario. Al contrario. Fare un figlio è essere schiavi del matriarcato. Povero marito che so ha sopportato per nove mesi quella cagacazzo gravida che urlava da mattina a sera con sbalzi d'umore e schizzi cerebrali e lui costretto a distanza a spruzzarle del Nesquik in indovina per farla calmare. Non lo sanno neanche loro. Lo sanno... Eh, è tutto facile. Bayonetta come minimo deve essere una bisex gender frutta gustopesca <ride> Che Alex. In una relazione poliamorosa con un trans pansessuale senza glutine. Ma... I <ride> Ma tra l'altro, scusate, sempre il solito... I toni, grazie per 3. Palatino. There. Sempre il solito discorso che faccio sempre, è eh? Sempre il solito discorso. Clari, grazie per i 14, Palatino. Ma sempre il solito discorso che faccio io. Ma se ognuno si facesse i cazzi propri... La butto lì, eh. La, la, la butto lì. Se ognuno si facesse i cazzi propri e la gente smettesse di offendersi per cose che non li riguardano, ma non sarebbe meglio? Cioè, ne so... No, No, non riesco a capire! Quando è che la pianteremmo di pretendere che ogni persona, ogni categoria sia sempre rappresentata in ogni cosa! No! Non funziona così, mi dispiace! Voglia ad avere figli emettono CO2, non va bene per il bianeda! Al massimo un gatto e una tartaruga d'acqua. Sempre a proposito dei videogiochi, in questi giorni è uscito Spider-Man 2 e contiene esattamente tutta la propaganda woke che ci aspettavamo. Ah, sì? Bandiere LGBTQXYZ ov ah, vabbè. ovunque, missioni walk senza alcun senso al fine della storia e murales dedicati a Black Lives Matter. Vabbè, questo è il meno, dai. Mm, questo è il meno, vabbè. Dai. In realtà, in realtà, ci sta. Ci sta. Cioè nel senso, se Spider-Man è girato in una città americana, vabbè, Rappresenta la città americana media del presente, nel senso. Tutte mm. cose che sono state però rimosse dalla versione del gioco che verrà venduta in Medio Oriente. Beh... <ride> Vabbè. <ride> Vabbè. Immagino. <ride> Ho come una vaga sensazione di capire il perché. <ride> Vabbè, fino a lì... Fino lì... <ride> C'ero arrivato anch'io, eh. Non è che... Sia proprio un posto con una grandissima libertà di espressione. Eh, so. Federico, grazie per i tuoi parti. a ti loro. Io ovviamente non spenderò un mezzo centesimo per questo oh, gioco ma... e invito chiunque a fare lo stesso. No, non diamo i nostri soldi carino. a chi li usa per fare propaganda. E lo fa rovinando anche quelle ma che sono mia... le nostre passioni, Buono. ad esempio, appunto i videogiochi. Ma ora passiamo all'ultima notizia. Discorsi... Compra Spider-Man solo per, per picchiare le, le, le persone nere <ride> TV, grazie per i quattro. <ride> no, poverino, non è vero, non è razzista, ci mancherebbe altro, povero. È solo molto incastrato. I eh. giorni ha fatto molto discutere la notizia che nei concorsi pubblici per diventare presidi scolastici, in caso di parità di punteggio tra un candidato uomo e una candidata donna, verrà data la priorità all'uomo, in quanto in questo... Joe, grazie per i quattordici, Basilo. Eh? Il settore c'è una stragrande maggioranza di presidi donna. Ma la butto lì, la butto lì, eh? Ma se si desse il posto di presidi alla persona più competente invece che al, al fatto, basandosi sul fatto che abbia un pene o una vagina, la, la butto lì, eh? Potrebbe essere un'idea strana, ma... Se il posto di preside lo prendesse la persona più competente, indipendentemente dal fatto che ha un pene o una vagina? Cioè, se la stragrande maggioranza dei presidi sono donne e sono diventati presidi. Evidentemente per competenza o non so altro, perché dovremmo cambiare le cose? Perché dovremmo introdurre presidi uomini? In base a cosa? Me mandiamo via una signorina che è qualificata perché ha la Figa. Cioè, è lo stesso principio per il quale. È lo stesso principio per il quale tu assumi magari dei dipendenti, degli impiegati o degli addetti ai lavori un po' e un po' per quota, non perché sono bravi, no. Ma sto cazzo! Io assumo che è il più bravo! Se il più bravo sono tutte donne e tutti uomini, assumerò tutte donne e tutti uomini! Se sono i più bravi sono tutti neri, assumerò tutti neri, se sono tutti bianchi, assumerò tutti bianchi! Scusami, eh. voglio dire, ma chi se ne frega delle quote! Giustamente, alcuni sindacati, la cui funzione da 30 anni in Italia è svendere i diritti dei lavoratori, fingendo di difenderli, hanno protestato. E eh, non va bene, ragazzi, quando c'è da far passare davanti una donna, grazie a quella porcheria delle quote rosa, va tutto bene, se però a passare davanti a un uomo, grazie a quell'altrettanta porcheria delle quote azzurre, questa diventa discriminazione di genere. Ma, ma io non capisco, ma che cazzo l'ha inventata sta stronzata delle quote? Cioè, tu devi fare un lavoro per forza, ma perché? Cari sindacati, e voi pensate che se fosse passato il DDL Zan, che voi avete sostenuto tanto, giusto per ricordare quali sono le vostre priorità, ora anche in Italia accadrebbe come in molti paesi all'estero, dove ci sono uomini che identificandosi come donne, ci ridono letteralmente in faccia le vostre quote. Rosa. Ma sti cazzi, ma subito, ma promuoviamolo immediatamente. Ma cosa stiamo aspettando? Ma perché l'abbiamo respinto? Magic, grazie per 27. Ma scusa, ma io voglio far voglio. Ma scusa, è comodissimo. Posso cambiare sesso come cazzo mi pare andare a fare un lavoro sfruttando delle quote. Ma perché cazzo l'abbiamo bocciato? Cioè, era perfetto in tutto quel DDL Zan, Era perfetto, dava vantaggi a tutti quanti. Cioè, era straordinario, scusa, perché cazzo. Cosa? Io lo ribadisco che qualunque quota a rosa azzurra mi fa schifo, le persone devono essere assunte solo ed esclusivamente in base alle loro capacità. Qualche vabbè, giorno fa in, in, in Inghilterra un qualche demente ha fatto polemica poiché la squadra femminile dell'Arsenal ha troppe persone bianche in squadra. Eh, vabbè. Eh, credo che questa cosa sia leggermente razzista, ma leggermente, credo sia, credo sia leggermente razzista questa cosa. Non so, credo che vada bene dire ci sono troppi bianchi. <ride> credo sia un filo razzista. Solo so, grazie per il 10 Anche perché immagino la situazione al contrario. Uno che dice ci sono troppi neri, cioè già ti lapidano. Però non è che il razzismo contro i bianchi non esiste. Eh. Cioè, razzismo vuol dire odiare una, ra un una razza, vuol un'etnia. Cioè, <ride> mi, sembra, mi sembra un filino razzista come <ride> cosa apocali grazie per i tre rebier grazie, grazie 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 ma anche qui anche qui se, se facessimo giocare i più bravi no? no? Hello there. se facessimo giocare i più bravi in base indipendentemente dal colore della pelle no, no, non è più utile? No, anche perché, sai com'è? Io adesso, io non seguo il calcio, eh, io non seguo il calcio, però se io seguissi il calcio, Lo mi girerebbero i coglioni che la mia nazionale ci fossero giocatori di merda per il, messi dentro solo per il colore della perle, che quindi finiscono per perdere le partite. Cioè, <ride> nel senso, Budino, Lo grazie that. per i tre, mattino. cioè, da tifoso di una squadra di calcio, mi piacerebbe che la mia squadra di calcio fosse composta dai migliori, non uh, dalle quote bianchi, neri, asiatici. Non lo so, vorrei vedere vincere la squadra Più che sapere i cazzi dei componenti Però E la società sportiva si è scusata eh, ragione, Dicendo che rimedierà Tra... Che cosa rimedierà? Adesso li mandiamo tutti quanti ad abbronzare la Carlo Conti, rimediamo subito. Lasciando il fatto che, anche se cercano di abituarci, questo era e rimane schifoso razzismo, tralasciando questo, mm -hmm. finiamola con questa idiozia secondo la quale ci vuole ovunque un bianco, un nero, un uomo, una donna, un etero e un gay. Se i giocatori più bravi che posso oh, avere nella mia squadra sono 11 sa. uomini neri, gay e vegani, io voglio loro. Tutto il bene, sì, li voglio, però io non guardo le partite, eh. cioè, io non guardo. <ride> cioè, se, ci sono, se ci sono i vegani, no. Cioè, ti passo tutto, ma i vegani no, i vegani no, non posso vedere una, una squadra di vegani. Poi dopo non si concentrano sulla partita, cominciano a mangiare l'erba per terra, cominciano a brucare. Per loro il prato, di, il prato della partita di calcio è un secondo piatto, cioè è come se io giocassi in mezzo a un campo di Fiorentine. Poi loro cominciano a mangiarsi il prato del... Voglio dire, no, no, non si può fare, no, no, ragazzi, non. Ma no, no, non, non mi mettono a pascolare. Non... <anca> Dobbiamo ambire a una società basata sul merito e sulla capacità delle persone, non sul colore della pelle o se sono maschi o femmine. Bene, anche Stop per oggi chiudiamo con le notizie e passiamo all'argomento del Fraga video. Audio, Ma per sed, prima Valentino. di iniziare, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale e già che ci siete anche al mio profilo Instagram. È anche carino guardare Alistair, perché sulla metà delle cose che dice non sono d'accordo, quindi parte anche una discussione. Ogni giorno pubblico notizie, curiosità, meme, sondaggi e molto altro ancora. Infine ho sistemato il mio Patreon. Dunque, se vi va, considerate l'idea di sostenere il canale anche se vediamo solo con quella euro la notizia principale Vi quella poco, delle modelle di Victoria's Secret anche un piccolo <ride> aiuto mi permette di dedicare più tempo a creare video e contenuti bene e ora torniamo all'argomento del video allora per chi non lo conoscesse Victoria's Secret è un famoso brand americano di abbigliamento e intimo femminile Vabbè, è fino a qui. fondato a fine anni 70 le sfilate di Victoria's Secret con modelle bellissime sono famose in tutto il mondo mm -hmm. essendo forse che gli affari andavano troppo bene dal 2018 a <ride> hanno deciso di sostituire me questo me, 25, con questo <ride> Cioè hanno sostituito semplicemente il video con una modella ne hanno messe due <ride> <ride> Però io chiedo scusa chiedo scusa Signore di Vittoria Secret, io capisco tutto, eh? però mi spiegate da quando il grasso è sexy? Non... Quando è capitata questa cosa? Scusate, no, ma non è che, sto... vabbè, a parte la battuta stronza, ma cioè, no, il grasso non è sexy, il grasso non è. Be... non. non è... cioè, no, <ride> non... Que queste que le, le tizie di Vittoria Secret. Erano guardate perché non esistono. Cioè, nel senso, non esistono, nel senso, sì, esistono, ma fanno una vita che, per me, è inconcepibile. Cioè, nel senso, se a me mi dicessi. Puoi avere il fisico con l'8 pack di addominali tirato a merda, però devi allenarti tutt'ora al giorno. Non devi mangiare determinate cose, devi seguire un regime preciso, fare un tipo di vita molto lineare. Io ti dico: Senti, vaffanculo, mi tengo, mi tengo la pancia e vai a cagare, non mi rompere il coglione. Quindi quelle ragazze lì fanno uno un stile di vita che non esiste per me, capito? O, ma, o anche i modelli, capito? Fanno stile di vita che per me non, non, non concepisco. Ma poi stessa cosa, stessa cosa anche per le ragazze, eh? cioè le ragazze che devono fare bla bla. Cioè, capisco avere un bel fisico, però quelle sono tirate a lucido e vengono guardate proprio perché riescono a fare qualcosa che i comuni mortali non riescono a fare. seguire uno stile di vita infernale. Io perché dovrei guardare questa? Che cosa ha di speciale questa a parte il fatto di riuscire a mangiarsi quattro Big Mac in meno di due minuti netti? Qual è la sua qualità? Perché è incredibile? <ride> cioè, non la guardo, ma perché? Perché è una persona comune. È una persona comune e a me non frega un cazzo di vedere persone comuni, perché esco per strada e le vedo in giro. È lo stesso principio del videogioco. Allora. Perché gioca un videogioco dove il protagonista se gli sparano, basta che si sdraia e faccia ah! Sono curato! Perché nella vita reale non esiste. <ride> Federico, grazie per te, dice: se facessero un videogioco di guerra dove il protagonista prende una pallottola e il videogioco si interrompe. Vieni trasportato in barella, portato in ospedale, devi compilare dei moduli e stai 24 ore sul lettino, così, questo è il gameplay. Perché ti devi riprendere dopo tre mesi di gameplay di fila, puoi tornare in guerra, non lo comprerei quel gioco. <ride> cioè, È lo stesso discorso. La rappresentazione, ma vaffanculo la rappresentazione. Cioè, tu vuoi fare questo? Devi, efforre, devi... Cioè, La rappresentazione, no, qui si, si sta completamente dimenticando che cos'è il merito. La gente ha dimenticato, la gente vuole fare cose senza averne il merito. La gente pretende di essere o di fare cose senza essersi sbattuta né meritarselo. Tu vuoi fare la modella di vittoria Secret? Ti fai il culo ti sei fatto il culo fai una vita d'inferno puoi fare la modella di Vittoria Secret non te lo fai non lo sai non lo sei non lo fai fine è il kimono grazie per i quattro patino io non è che vado a fare la gara di 100 metri in corsa e pretendo che uso un bolt rallenti perché io voglio fare il maratoneta no se voglio fare il centometrista mi alleno tutti i giorni e poi partecipo alle gare è <ride> fine, cioè siate ad associare la propria immagine il proprio brand a femministe insopportabili come Megan Rapinoe sexy can be coming through you ma non il discorso o modelle trans e donne obese Victoria's Secret is breaking boundaries by hiring its first openly transgender model via a mettere un po' di tette per una cazzo sui <sussurra> piatti fare propaganda woke a tutto spiano not to be who I am Proud to be, proud to be. Proud to be LGBTQ relationship. Sì, madonna mia, però quanti colori mi state spaccando gli occhi. Madonna, oh mi state sfondando gli occhi, Cristo. E viva le fettine palate. Madonna, un po' meno colori, cazzo. ho capito che. Ma poi perché sta cosa? Ma, cioè, ma, che cazzo? ma non è che tutti quelli che sono lgbt si vestono come con un pavone al collo, il boa reale sulle spalle colorati di rosa, di blu, di viola sgargiante? Non è, non è, che... Non è che se uno è... È fa... fa parte dell'LGBT è un Don Quixote do Flamingo. Che cazzo sono sti colori che spaccano gli occhi! Porca Troia, io quando andavo al Transilvania, che era, vabbè, era un pub metal. c'avevo cioè un sacco di conoscenti che erano gay e si vestivano di nero. che cazzo, ma cos'è sti colori che ti spaccano gli occhi? E il no, risultato ma... è stato esattamente quello che chiunque si poteva aspettare: un fallimento da milioni di dollari. E purtroppo il pubblico non è stato in grado di apprezzare il brillante passaggio da queste modelle serve del patriarcato a questa meravigliosa bellezza inclusiva e soprattutto salutare sì sì bellezza inclusiva molto inclusiva sì esistono le modelle per, ta le modelle per taglie forti ma quelle sono modelle per taglie forti esistono le modelle sovrappeso ma sono io quando vedo Kratos, Kratos non penso questo personaggio non <ride> mi rappresenta penso solo Dovrei andare in palestra 14 volte a settimana ed è comprare Ah, delle due è meglio, Kevin. Grazie per i cinque ballerini. poi guardo Thor e penso. Devo iniziare a sollevare camion a mani nude Ma sì, ma perché è ovvio I personaggi ma è il senso. stracazzuti piacciono Ma Punto. esattamente quello è il senso Quello che una donna acquistava Comprando Victoria's Secret Era un ideale di bellezza Un vestito o un intimo Che la faceva sentire bella e attraente Come le modelle di Victoria's Secret Se tu togli tutto questo Rimangono solo delle banali mutande Sì, mutande Tende da circo più che Mutande, <ride> mutande. Victoria's Secret è passata da questo A questo per inseguire la moda della body positivity, un tempo nata per valorizzare persone disabili con reali problematiche fisiche e che viene utilizzata oggi come pretesto da chi gli sa fatica a mettersi a dieta o fare anche solo due ore di palestra alla settimana. Sì, no ma, ma non, non è neanche quello il discorso, è che non capisco questo volerli sponsorizzare, cioè è, è lo stesso principio, voglio dire, è ecco... È come dire, quelli che hanno un fisico perfetto ce l'hanno perché hanno fatto palestra per anni. E quindi tutto questo sbatto magari ti ispira a farlo anche tu. Cioè, queste che non hanno fatto niente. Ma che, da che cosa mi devo essere ispirato io? Dal niente? Cioè, ma sì, viva la ciccia sempre e comunque. Però non pretendo che la ciccia sia un merito. Cioè. <ride> La, la panza, la ciccia, non è un merito, è una conseguenza e ci sta a averla. Eh? Ci sta, ragazzi. Cioè, voglio dire, non, non inseguite le ragazze che vedete così perché tanto quelle ragazze lì non esistono e comunque non stanno con voi a meno che non siate miliardari. E comunque, anche se stessero con voi, magari sono delle galline straccia coglioni. Cercatevi una col cervello delle due che vale mille volte di più di un paio di tette o il culo. Poi, non sto dicendo che l'aspetto fisico non è importante, quello è importante, ci mancherebbe. Però, cioè, la ciccia, la buccia d'arancia, eh, la cellulite non è che sono meriti, sono conseguenze di uno stile di vita. Cioè, che cazzo le guarda fare? Non è, non è interessante, non mi interessa vederli. Ma chi se ne fa. Cioè, non, non, non mi ispira a niente. Cioè, mi ispira a stare sul divano a grattarmi lo scroto. Cioè... E oggi ci sono tantissime persone che si sono create una propria realtà illusoria e credono realmente di non dover fare nulla per migliorare poiché è già perfette. I am a 10. <ride> Allora, siccome io non voglio fare il razzista, ho bisogno del supporto dei neri in chat. Neri in chat, questo è un 10. Lo, lo, chiedo, lo chiedo ai neri della chat, perché io lo chiedo a loro, perché dopo dicono che sono, non vorrei fare il razzista. E ci sono dei neri in chat, mi dite se questo è un 10. Non lo chiedo perché... No, per dire, perché... A 10 out of 10 if you wanna rate me and you ask me to rate me it's a 10 ask everyone to rate themselves on a the scale Beh, questa l'abbiamo vista of questa è fatta 1 to 10 so let's do that 10 of that fucking 10 oh fuck no jesus christ ma quella è matta dai <ride> siamo arrivati al punto ma sì, grazie per la domanda. questa persona sì. è stata nominata tra le 100 donne più belle del mondo ma che cazzo dici First was a woman. La mia ragazza mi ha detto che la ciccia è la rappresentazione Ma materiale di un Ma lavoratore che, che si può permettere di riempire il frigo ogni due per tre. Effettivamente non è che tutti ti torti, grazie per il giro. Sì, sì, 10 adesso tonnellate. Ragazzi, adesso, ragazzi, no, cioè, dai, per, fa per favore. Sentite: Allora, esistono donne transessuali che sono bellissime? Questa, no, <ride> voglio dire, no. Cioè, questa è brutta in culo. Sembra Jessica Fletcher dopo un incidente facciale. Dopo un incidente stradale. Ma, ma dai, cioè, esistono delle donne transessuali che sono bellissime perché ci sono, se vedete, nel, nel, in tantissime eh, come si dice, manifestazioni ci sono delle donne transessuali che sono veramente belle, ma veramente belle. Quindi, te, che ve le trombereste anche se, sono, cioè, anche se non, non vorrei. Non, non pensereste mai di andare a tranda transessuali, quelle ve le trombereste lo stesso perché sono veramente belle. Questa no. Questa no, questa è brutta appunto, cazzo, ma dai, ma come fai a dire che è bella? Ecco io non faccio commenti, ve li lascio immaginare. Fatto sta che dopo aver bruciato centinaia di milioni di dollari in appena 3-4 anni, Victoria's Secret proprio in questi giorni ha annunciato marcia indietro. E così stanno facendo anche molte altre aziende. Proprio negli ultimi mesi negli Stati Uniti è nata un'app che si chiama Public Square e riunisce, mette in connessione e pubblicizza centinaia di migliaia di brand e negozi che rifiutano l'ideologia woke. E questa, così come ad esempio la Walt Disney 2.0 creata dal Daily Wire, potrebbe finalmente essere la risposta a uno dei problemi più grandi per tutta quella maggioranza di persone che non io vorrebbero io, io, io. dare soldi alle aziende woke, ma che io non hanno non al momento nessuna alternativa. Vediamo come evolve la situazione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Io non capisco che cazzo di problemi hanno. Ale, grazie per i 16, Patino. Grazie per i sub. Sta gente che cazzo di problemi ha. Io non riesco proprio a capirla. Ragazzi, io ero curioso di vedere. Allora, adesso facciamo in red. Dobbiamo fare in reddit. Però sono uscite le backstories della caserma. Siccome non so se vederlo o no, volevo vedere almeno com'erano i protagonisti di questa roba. Per vedere com'è. Almeno per vedere un attimo com'è le backstories. Che durano. Beh, durano